There's another beat now, unless it's with you. Eccoci qua in diretta, sono le 8:33 minuti in Blu 2000 Dub Nazionale in tema naturalmente letterine al governo. Questa mattina dobbiamo ospitare ancora una volta gli enti di promozione sportiva. Do il buongiorno a Vittorio Bosio, presidente nazionale del CSI. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. A Bruno Molea, che è presidente nazionale dell'AICS. Buongiorno Ugo, buongiorno ai radioascoltatori. E a Tiziano, grazie, Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP. Buongiorno, ciao Ugo, buongiorno. Che siete lì sul piede di partenza del Vivi Città, no? Vorrei iniziare con Vittorio Bosio a spiegare che cosa è accaduto, presidente Bosio, rispetto a questa presa di posizione così forte che riguarda tutti gli enti di promozione sportiva, e si parla di PNRR e quindi insomma di aiuti, di attenzione al lavoro, mi viene da dire, che viene fatto da sempre dallo sport di base. Ci siamo ritrovati un'altra volta ad essere fuori da tutto, cioè il governo ha indicato le federazioni, soltanto le federazioni sportive nazionali, per il PNR, per un'azione che ci è sembrata decisamente fuori luogo, anche perché non si riesce a capire, cioè in un momento che lo sport viene messo nella Costituzione, non si riesce a capire qual è lo sport a cui che predilige il governo, cioè di cui si deve interessare, lo sport di prestazione o lo sport di base. Se è lo sport di base, gli enti non possono, lo sport dei cittadini, gli enti non possono essere lasciati ancora una volta fuori da questo contesto, perché è inaccettabile, lo riteniamo proprio una cosa inaccettabile. Ci siamo fatti sentire, ci auguriamo naturalmente che ci sia una presa di posizione e che riconoscano di avere dimenticato qualcuno e lo inseriscono. No, è una dimenticanza. Vado da Bruno Molea, presidente nazionale AICS. Speriamo, ma insomma. Ma cos'altro aggiungere a quello che diceva Vittorio? La cosa è sconcertante, perché da una parte ci si riempie la bocca sul valore dello sport di base, sul valore sociale dello sport, eccetera, eccetera. Il PNRR va anche in quella direzione, facendo specifiche citazioni per quanto riguarda la parte destinata allo sport. Si aggiunge anche alla chicca, finalmente, no? Di avere l'attività motoria e sportiva, la pratica sportiva all'interno della nostra Costituzione, che credo sia finalmente un risultato di grande spessore. E poi però nel concreto, ancora una volta, cosa registriamo? Che si sono dimenticati gli enti di promozione sportiva, che sono gli unici, insieme alle società sportive di base, che al 100% interpretano lo sport di base e quindi attraverso lo sport di base fanno un'azione sociale nel paese. È abbastanza preoccupante questa cosa, perché poi, voglio dire, i soldi destinati agli impianti sono destinati attraverso la possibilità data ai comuni di fare un'azione che spesso è finalizzata a sistemare impianti che sono dati in gestione a chi? Agli enti di promozione sportiva e alle società sportive di base. Quindi, voglio dire, viene tagliato fuori completamente tutto un mondo e si lascia solo alle federazioni il potere di fare questa cosa, poi con dei limiti grossissimi. Adesso lo spazio purtroppo in trasmissione non è tanto e non si può approfondire, ma comunque con dei limiti fortissimi. E non si può sottacere una situazione del genere. Finalmente ci dicono una volta per tutte se è solo a parole che noi esistiamo, oppure se dei fatti qualcuno in maniera concreta ci vuole. Ma voglio poi rimettere nero su bianco. Chiarissimo, Bruno Molea, presidente nazionale dell'AICS, Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP, non che le società non avessero fatto sentire in passato già la loro voce, no? A chi si trova a dover decidere e a scriverle queste leggi. Assolutamente, intanto saluto gli amici Bruno e Vittorio, tutti i radioascoltatori. Proprio così, Ugo, ne abbiamo parlato nelle tue trasmissioni tante, tante volte, ma la definirei per l'ennesima volta l'ennesima tempesta perfetta, perché come sottolineavano bene Bruno e Vittorio, noi nel comunicato ufficiale abbiamo voluto usare un eufemismo, abbiamo voluto sottolineare lo stupore
che ci ha contraddistinto nell'apprendere, ecco, la pubblicazione di, delle linee guida sul PNRR, che appunto proprio nell'asset sport e inclusione sociale tolgono di mezzo gli enti di promozione sportiva, tra l'altro in un momento particolare come questo di ripartenza per un movimento come quello dello sport di base, veramente devastato dal punto di vista economico e finanziario da questi due anni di pandemia e ora purtroppo da queste settimane contraddistinte dalla guerra in Ucraina, che hanno una ricaduta fortissima anche sui costi proprio di gestione della stessa impiantistica. Tra l'altro, come WISP non possiamo che sottolineare quanto invece, restando proprio all'attualità di questi giorni, anche l'Unione Europea dica altro, perché pochi giorni fa proprio è stato adottato dall'Assemblea Plenaria del Comitato Economico Sociale Europeo, questo importante organo consultivo della Commissione, del Consiglio e del Parlamento Europeo, proprio sul tema dello sport di base, e questo parere si è chiuso con delle raccomandazioni nette ai decisori pubblici: includere il tasso di deprivazione sportiva nell'elenco degli indici di Eurostat per misurare la deprivazione materiale, rendere accessibile al settore sportivo tutti i finanziamenti per il periodo 21-27, aumentare i finanziamenti destinati allo sport, e proprio c'è una raccomandazione sul prevedere una maggiore redistribuzione delle risorse tra lo sport agonistico di alta prestazione e quello di promozione sociale e sostenere lo sport di base. Non si capisce per l'ennesima volta perché non ci sia questa attenzione, tra l'altro in un momento in cui anche la riforma del terzo settore parla di coprogrammazione e coprogettazione. Certo. Non siamo solo enti di promozione sportiva, siamo anche associazioni di promozione sociale che svolgono questi compiti importanti tutti i giorni sul territorio. Chiarissimo, chiarissimo. Tra poco dobbiamo collegarci con la Moldavia, col nostro inviato Maurizio Dischino, ma un giro ancora lo vorrei fare con i presidenti di CSI, di AICS e di WISP. Allora torno da Vittorio Bosio, presidente del Centro Sportivo Italiano. Proprio nei giorni scorsi leggevo uno dei tanti report che dice che i nostri bambini stanno facendo sempre meno sport, stanno sempre di più aumentando l'assunzione di calorie, e la funzione dello sport, lo diciamo sempre, è una funzione di investimento anche proprio per il sistema sanitario nazionale, Presidente. Credo che il punto sia proprio questo, no? Cioè, il sistema sportivo di base credo che sia sempre stato all'avanguardia nel fare prevenzione anche dal punto di vista sanitario. Chi fa attività sportiva, naturalmente, credo che un investimento fatto sull'attività sportiva sia poi un risparmio sicuramente sulla spesa sanitaria. E gli enti di promozione sportiva, le nostre società sportive, credo che da questo punto di vista abbiano sempre fatto tantissimo. Certo, oggi ci troviamo in condizioni, veniamo da due anni veramente difficili, complicati, dove anche i ragazzi, naturalmente complici un po' le paure delle famiglie, sono stati trattenuti ancora di più dentro casa, e questo complica ulteriormente la vita delle società sportive. Aumentano le responsabilità e aumentano anche, credo, i compiti che devono svolgere, magari nell'andare a cercarli a casa, magari nel trovare il sistema di riportare i ragazzi fuori casa. Ma solo se si sosterrà lo sport di base questo avverrà. Credo che lo sport di vertice abbia tutt'altri compiti, ne apprezziamo naturalmente il lavoro che viene fatto, ma ha tutt'altri compiti e non si capisce qualche volta come i nostri governanti questi non lo tengano conto. Bruno Morea, presidente nazionale AICS, anche con le cariche che tu hai, presidente, in giro per il mondo, mi verrebbe da dire, confermi la bontà di questa formula, e ribadisco le parole di Vittorio Bosio, si capisce perché però poi i governanti questa ricetta non riescano proprio a scriverla, a metterla nero su bianco. Assolutamente sì, io credo che sia anche un fatto di cultura in questo momento da parte di chi poi è demandato dal punto di vista legislativo a scrivere gli articolati che compongono poi le leggi italiane. C'è una cultura che è ancora poco sensibile ai ruoli dello sport di base, come diceva Vittorio, e quindi credo che ci sia da una parte soprattutto proprio una disattenzione dettata da una mancanza di cultura sul problema,
voglio vederlo così il problema, perché diversamente sarebbe drammatico e tragico veramente. E voglio solo sperare che si debba ancora incidere sulla cultura delle persone affinché abbiano presente veramente il ruolo dello sport di base. Vittorio diceva una cosa importantissima: il post-Covid mette le società in condizione di ripensare la loro metodologia operativa, di studiare nuovi approcci e nuove offerte per i giovani, proprio per ricondurli di nuovo alla pratica sportiva e evitare i rischi che tu dicevi. Ma per fare questo ci vogliono supporti strategici precisi, che possono arrivare solo anche attraverso lo stanziamento di finanziamenti che permettono alle società sportive di base di reinventarsi un sistema, perché di questo stiamo parlando. Il post-Covid necessita di un nuovo sistema sportivo operativo di base. Per fare questo ci vogliono risorse e bisogna stare a fianco alle società, non lasciarle sole. Questo è il grande problema che dobbiamo affrontare e sul quale, appunto, ripeto, occorre far crescere una nuova cultura nei confronti anche di chi poi si accinge attraverso la scrittura di leggi a produrre condizioni che possano far sì che tutto ciò si generi. Speriamo. E chiudo con Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP, al quale chiedo in conclusione una parola, come si dice, però più ottimista, più ottimistica, di attesa comunque di una risposta, magari quella positiva, quella giusta, da parte del governo. Beh, come sportivi, diciamo, vogliamo anche essere ottimisti, anche se, appunto, per quello che abbiamo sottolineato questa mattina è sempre più complicato. Siamo anche ora nel guado, ecco, di una riforma legislativa del sistema sportivo del terzo settore che non sono ancora, appunto, completate, e quindi attendiamo quello. La sottosegretaria Vezzali, il Dipartimento per lo Sport, in questi giorni hanno dato, diciamo, segnali positivi di attenzione. Attendiamo, ma vorrei sottolineare, ecco, questo aspetto di cui parlava Bruno poco fa, quindi far crescere una nuova cultura anche nei decisori pubblici. C'è bisogno di finanziamenti, c'è bisogno di sostegni, ma abbiamo anche bisogno, ecco, di normative quadro chiare, e in questo senso colgo l'occasione per rilanciare l'appello che abbiamo fatto nostro come associazioni rappresentate all'interno del forum del terzo settore ancora pochi giorni fa. C'è una riforma del terzo settore da completare con l'approvazione di norme fiscali chiare che non siano punitive delle associazioni, soprattutto delle piccole associazioni sportive. Sono 5 anni che attendiamo il completamento della riforma del terzo settore, appunto con la definizione del quadro fiscale. La norma è stata all'ordine del giorno anche negli ultimi mesi dell'attuale Parlamento per ben 2 volte, senza però essere discussa. Ma detto questo, ecco, siamo fiduciosi e sicuramente non molleremo la presa e continueremo come associazioni di promozione sociale e sportiva a far sentire la nostra voce, che poi è la voce, è il nostro dovere di rappresentanza nei confronti di decine di migliaia di associazioni, certo, di società sportive. Grazie allora a Vittorio Bosio, presidente nazionale CSI. Buona giornata, grazie a voi, grazie di cuore. A Bruno Molea, presidente nazionale AICS. Grazie, colgo l'occasione anch'io per salutare Vittorio e augurare un in bocca al lupo a Tiziano per la sua manifestazione nazionale. Certo. E saluto tutti i telespettatori e radioascoltatori. Certo, Bruno. Tiziano Pesce, grazie, presidente nazionale WISP, e buona vivicità. Grazie Ugo, grazie Vittorio, Bruno, a tutti i radioascoltatori. Domani 37esima edizione di Vivicità in 30 città in Italia, in Europa. Correremo anche in Romania i confini con l'Ucraina, quindi vi aspettiamo. Su wisp.it tutte le informazioni. Grazie ancora Ugo di cuore.